Bentornati alle mie ombre su Animal Crossing New Horizons. Allora, innanzitutto buon primo maggio, anche se di buono sappiamo tutti che non c'è granché, però un augurio mi sembra comunque giusto farvelo. Dunque, come avete avuto modo di leggere poco fa da Fuffi, ci sarà un coupon speciale al centro servizi che ci permetterà di visitare un'isola particolare. Da quel che ho visto io online, sarà un'isola con un labirinto e con delle ricompense speciali, anche se in realtà non so esattamente quali ricompense ci saranno. E in più ci dovrebbe essere anche un personaggio speciale, particolare. Vedremo insieme. Poi guardate un po' chi c'è qua alle mie spalle. Volpolo, finalmente, neanche a farlo apposta. Proprio ieri sera ho pubblicato una storia su Instagram chiedendo: ma che fine ha fatto Volpolo? L'ho incontrato solamente una volta, dobbiamo completare il museo. E se non viene mai sulla nostra isola, come facciamo? Punto di domanda. Vabbè, magari ci sta, ancora non è uscito da tantissimo e probabilmente è abbastanza raro, diciamo. Scrivetemi eventualmente nei commenti quante volte siete riusciti a vederlo voi. Proprio per Volpolo e per la sua barchetta ho preparato questa piccola spiaggetta con questo cartello che ho trovato online. Secondo me è veramente fighissimo. Vabbè, comunque ragazzi, a parte questo, torniamo al tema di oggi, che è il coupon isola. Andiamo a prenderlo. Allora, penso che... non so se dobbiamo parlare con Tom Nook o con Fuffi. Penso con Tom. Scommetto che sei qui per ritirare il tuo coupon primo maggio. Sto regalando questi coupon in occasione, ok. Tal proposito, qui per te un piccolo quiz. Sai che cosa si festeggia il primo maggio? Certo che lo so. Non mi sorprende conoscendoti, sei un vero pozzo di scienza tu, sì sì. Quindi, come sai, il primo maggio è un giorno per esprimere gratitudine verso tutti coloro che lavorano sodo. Di questo periodo, purtroppo, non è che c'è molto da festeggiare sotto questo punto di vista, ma tant'è. Anche se immagino che il mio evento del primo maggio sia più giocoso. L'idea del pacchetto isola deserta mi è venuta per consentire alla gente di godere di una pacifica vita isolana. Immagino che anche tu ti stia godendo il ritmo tranquillo e vacanziero di questo luogo. Tuttavia, questo non si sarebbe potuto avverare senza l'aiuto dei nostri meravigliosi residenti. Con estrema sincerità e abnegazione, ringrazio tutti per il lavoro svolto. Sì, sì. Ecco perché la Nook Inc. ha pensato a un viaggio speciale su un'isola per te e tutti gli altri residenti. Si chiama Viaggio Primo Maggio. Sono in programma attività ricreative apprezzabilissime. Spero che coglierai l'opportunità di saltare sul primo volo e rilassarti per un po'. Ho già lasciato un coupon primo maggio per te al banco del check-in dell'aeroporto. Potrai usare il coupon fino al giorno 7 maggio compreso, quindi parti quando vuoi prima di questa data. E con questo credo di averti detto tutto. C'è qualcosa che non ti è chiaro? No, tutto chiaro. Mi piacerebbe sapere quali saranno le tue impressioni una volta di ritorno. Fino ad allora, Shadow, fai un buon viaggio primo maggio. Bene, mi aspettavo che ci desse il coupon, invece dobbiamo praticamente usarlo direttamente all'aeroporto. E andiamoci. Ah, intanto mi è cresciuto un altro mughettino. Bello, eh? Ehi, 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 ti do il benvenuto al tuo unico e solo accesso ai cieli, l'aeroporto di Atlantide. Ah, sei tu, ottimo tempismo. Tom Nook mi ha dato un coupon primo maggio con sopra scritto Shadow. Se vuoi usarlo, ti basta pronunciare le parole magiche e vorrei partire. Chiaro, no? Vorrei partire. Ricevuto. Viaggio primo maggio. Hai deciso di andare in viaggio usando il tuo coupon primo maggio? Ricevuto. Il viaggio primo maggio a cui hai diritto ti porterà su un'isola lontana. È tutto organizzato da Tom Nook. Cosa ti attende lì lo scoprirai solo nel momento in cui l'aereo toccherà terra. Per questo viaggio devi avere le tasche vuote, ma tranquilli, i tuoi bagagli ti aspettano all'aeroporto. Naturalmente te li restituiremo sani e salvi quando avrai fatto ritorno. Allora, vuoi lasciarmi qui i tuoi bagagli? Ok. Sì. Quindi ci svuotano l'inventario, in pratica. Beh, me lo aspettavo, perché so che c'è una specie di rompicapo da portare a termine, quindi se avevamo già tutti gli strumenti non era molto sensata la cosa. Ok, buon lavoro, ciao. Quindi possiamo solamente andarci una volta su quest'isola, non credo che domani
ci daranno un altro coupon. Ci ha semplicemente detto che potremo utilizzare il coupon dal 1 al 7. Va bene. Missione compiuta, siamo arrivati alla destinazione del tuo viaggio, 1 maggio. Questo viaggio è molto diverso dai soliti. Tutta l'isola è un enorme labirinto. Si vede bene dal cielo. Tu però sei a terra, devi saperti orientare, ricevuto? Devi riuscire a trovare la via d'uscita. Ah, i tuoi strumenti sono al sicuro? Ok. La tua missione prevede che tu esplori l'isola ad ali vuote. Sì, insomma, quelle tasche vuote. Noi volatili di un certo rango seguiamo il nostro radar interno, un trucchetto molto ingegnoso. Ma quelli che come te non solcano i cieli devono fare affidamento su ciò che trovano nel labirinto. Niente paura però. Se ti ritrovi bloccato, perso in un banco di nebbia, chiama il soccorso. Le nostre talpe alleate resetteranno la situazione per farti riprendere il fiato, fare il fornimento e ripartire. E quando sei a corto di espedienti e non sai bene che fare, potrai avere qualche dritta per te. Ora per me è tempo di riprendere il volo. Pronti? Partenza. Alfa Delta, bravo Tango Tango, passo e chiudo. Ciao. Zero strumenti, perfetto ragazzi. Eccoci qua nel labirinto di cui vi parlavo. Pala. Tra l'altro il labirinto si vedeva già nel trailer, quindi non penso di avervi spoilerato nulla. Cosa ci ha dato? Una pala. Bene, il primo rompicapo sembra abbastanza facile. Devo prendere la pera, mangiarla e alzare l'albero. Di qua ci sono dei coupon. Mangiamo. Là. Almeno peso bisogna, insomma. Mi sembra abbastanza intuitivo questo piccolo primo passo, però non si sa mai. Dunque, da qui non possiamo saltare in diagonale, quindi per forza dritto. Di qua invece dobbiamo saltare. Non si può saltare in diagonale? No. Andiamo di qua. Qui c'è la legna. Eccolo il personaggio. Penso che per i veterani di Animal Crossing quel personaggio lì sia, diciamo, famoso. Non lo è per me, perché, come sapete, è il primo Animal Crossing che gioco. Però magari voi lo conoscevate già. Saltiamo di qua. Per il momento mi sembra l'unica strada, quindi... Ok, perfetto. Cosa abbiamo preso? Legno, rami. Interessante. Però cosa dovrei fare? Ah beh, adesso da qui possiamo andare di qua. Dove però non lo so. Io adesso ho preso questi. Ah beh, possiamo andare in tutti e tre. Ok. Ascia consumata. Ok, allora lì vedo un tronco per costruire qualcosa. Ah, ma ho preso un'ascia. Devo tornare indietro. Boh, spero ragazzi di far bene, insomma. Oddio, solo 3 colpi? No. Forse allora ho fatto una cacchiata. Però abbiamo la pala. Ok. Sicuramente dobbiamo sollevare gli alberi laggiù. Ma come si fa ad andare di là? Rompendo la pietra lì. Ah, devo, mi sa, rifare proprio tutto il giro. Penso proprio di sì. Passiamo di qua. Dunque, qui c'è una roccia. Il problema è, mi si romperà questa pala? Per il momento no. 2 schemi. Altra pena. Dunque, ascia fragile. Ah, a caso, perché? Non credo che uno arrivato a questo punto del gioco non abbia già quegli schemi. Devo riflettere su cosa mi può servire, perché
L'ascia dura solamente 3 colpi. La pala, non lo so. Tra l'altro solo una pera. Quindi come faccio ad andare di là? Qui ce n'è una. Ah no, ce ne sono delle altre qua giù. Beh, sapete cosa vi dico? Io provo a fare così. Vado di qua intanto. Prendiamo pala e togliamo questo. In pratica abbiamo guadagnato una pera facendo così. Allora, a questo punto dobbiamo andare lassù. Però ci servono 3 pere oppure anche l'ascia. Perché di pere, ragazzi, non ne abbiamo tante. Quante ne ho rimaste? 2. Una ci serve per rompere la pietra. Forse possiamo tagliare l'altro albero invece che alzarlo. Quindi risparmiamo una pera. Boh. Ah, perfetto. Ci serve il minerale di ferro. Come non detto, il minerale di ferro è qua, ragazzi. Per cui torniamocene di qua. Devo necessariamente sprecare un'altra pera. Ho sbagliato. Devo ripassare di qua, rifare tutto il giro, va bene. Ok. Allora, dov'era il primo? Sì, il primo. Eccoci. Pera. La minerale. A questo punto penso proprio che io debba craftare l'ascia, quella più pesante, ma sbaglio sempre strada. Mi confonde sto coso. Devo ripassare di qua. Ok. Al lavoro. Ci serve la pala fragile. 5 rami e una pietra. Ok. Sapete cosa però? Non è che bisogna prima usare questa per prendere altro legno. No però, perché tanto cosa ci faccio con altro legno? Di minerale ce n'è comunque uno. Ok. Magari sto sbagliando, ragazzi. Io la soluzione non la so. Torniamo di qua. Ok. E qui penso l'ascia, insomma, perché ho anche una pera, ma dai, non credo di poterla utilizzare adesso. Ah, ma l'ascia non si rompe. Solo la prima si è rotta dopo 3 colpi. Allora è facile. Ci siamo, mi sa. Prima sfrutterei questa, ma ho come l'impressione che comunque si romperà a breve. No. Come non detto. Non so se usare questa o consumare le pere. Beh, facciamo così, dai. Se ha la stessa durata di un'ascia vera, visto che l'ho craftata, in teoria sì, dovrebbe durare abbastanza, insomma. Ok. Là. Siamo alla fine. Però comunque ci sono altre cosucce da prendere. Anche indietro. Questi sono dei coupon, non capisco. Vediamo che tipo di coupon sono. Coupon stelline. Ah, stelline gratis, che bello. Parliamo.
Girolamo, ce l'hai fatta? Ehi, ehi, ci conosciamo? Il tuo volto mi è familiare, ma... No, scusa, ho visitato un sacco di isole ultimamente, i nomi e le facce non sono il mio forte. È la prima volta che vengo su quest'isola. Ma è un po' strana, eh? Comunque, cosa ti porta qui? Mi manda Tom Nook. Un attimo, conosci Tom Nook? È il motivo per cui sono qui, voglio dire, sono qui perché mi ha invitato lui. Mi ha detto che aveva realizzato un'attrazione molto interessante su quest'isola e di venire a vederla. Ma non mi aspettavo di trovare un labirinto. Ah ah ah, che sorpresa. Dunque, se conosci Tom Nook significa che vivi sulla sua stessa isola, no? Sì. Bello. Ho sentito che Nook si è impegnato come un vero procione operoso per quell'isola. Com'è che si chiamava? Ah sì, Atlantide, giusto? Lui si è impegnato. Più che altro io. Ah, lo sapevo, sei un tipo piuttosto interessante, sai? Se tutti gli abitanti dell'isola sono simpatici come te, Atlantide deve essere un posto meraviglioso. Ce lo fa reclutare? Come ti chiami, tra l'altro? Non dire nulla, vediamo se lo so. Sei Shadow, eh? Bel nome, bello davvero. È un piacere conoscerti, Shadow. Voglio festeggiare dandoti un regalo. Sono felice di averti conosciuto, insomma, era piuttosto improbabile, no? E non avrei mai pensato di divertirmi così tanto qui. Una cosa è certa, spero che il destino ci faccia incontrare di nuovo. A presto. Valigia di Girolamo. A proposito, sei riuscito a uscire dal labirinto? Se vuoi ricominciare ti basta, va bene. Ma non vieni sulla mia isola? Probabilmente, ragazzi, o non è previsto il fatto che noi possiamo reclutarlo, oppure bisognava avere 9 personaggi invece che 10, cioè 9 abitanti. Però mi sembra molto strano, perché a questo punto del gioco tutti hanno 10 abitanti, quindi sarebbe davvero un peccato. Vabbè, niente. Quindi io adesso esco da qua. Poi ci sono altre cose che voglio. Togliamo i cespugli. Dunque, ci sono dei coupon qua. Accidenti. Chi ce li ha tre pere? Io ce n'ho solo una. Cioè due. Non le possiamo distruggere tutti e tre. Come faccio a prendere un'altra pera? O ne ho consumata una di troppo? Può essere. Oppure c'è un altro modo. La memoria del pilota non l'ho mai vista. Eviterò di giri di parole. Ho ottenuto questo oggetto da qualcuno che si trovava a passare su quest'isola. Bene, allora la Dodder Land sarà lieta di farti recapitare il primo direttamente a casa. È stato un viaggio primo maggio da ricordare? A un tuo segnale accendo i motori e si torna alla base. O se ti va di riprovare il labirinto un'altra volta, chiama il soccorso dal tuo telefono. Le nostre talpe alleate riporteranno l'isola allo stato iniziale, così potrai fare il rifornimento e ripartire. Ah, posso rifare, posso ritentare. Non so a voi se vi è mai servito. Io per il momento non l'avevo ancora mai usato. Va bene. Grazie. Veloce però, Alla fine le cose che avevo fatto prima andavano senz'altro bene, anche perché sono arrivato alla fine. Probabilmente ho usato un frutto di troppo, o non saprei dirvi sinceramente. Ok, io ho sempre le mie solite due pere, ragazzi. Quindi, davvero, non capisco come si faccia ad entrare nell'ultimo pezzettino di labirinto che mi è rimasto. Vabbè. Ora, i coupon stellina mi facevano comodo, ma era più che altro per il gusto di capire come effettivamente si faceva. Ci sono tre pietre e io ho sempre le mie solite due pere. E niente, ragazzi, io me ne vado. Cioè, mi dispiace sinceramente che non sono riuscito a capire come entrare nell'altra zona, nell'ultimo pezzettino di labirinto che è rimasto per i coupon. Tra l'altro erano anche diversi, vedo. Ma effettivamente tutte le pere che ho usato mi servivano. Cioè non se ne poteva risparmiare una, secondo me. Se voi avete trovato la soluzione e sapete come fare, scrivetemelo nei commenti, così anche per gli altri utenti almeno c'è la soluzione definitiva. Sono sicuro che su internet comunque le soluzioni ci saranno già, per cui va bene. Quindi ragazzi, tutta sta cosa, labirinto per prendere un po' di coupon e incontrare Girolamo. Adesso io non so se uno, quando entrava su quell'isola e completava il labirinto e aveva solamente 9 abitanti, ci dava la possibilità di reclutare Girolamo, ma come vi ho detto prima mi sembra molto strana la cosa.
A meno che questa valigia che ci ha inviato non abbia un secondo fine, un secondo scopo. Mi sembra abbastanza, non dico inutile, però. Guardiamo un attimo. Coupon stelline, che sono i 4 che sono riuscito a prendere, e la valigia. Questa è la valigia di Girolamo. Però è solamente così. Una cosa estetica. Va bene ragazzi, per questo evento era tutto. Francamente sì, è stato carino sicuramente il labirinto, una cosa nuova. Però magari mi aspettavo un qualcosina in più a livello di ricompense. Una valigia di Girolamo. È bella la valigia, per carità. Però, boh, vabbè. Visto che ci siamo ragazzi, magari il video verrà un po' più lungo del solito, ma pazienza. Voglio entrare anche qua dentro da Volpolo per vedere insieme a voi quali opere d'arte riusciremo a rimediare oggi. Anzi, quale, perché è una. Allora ragazzi, con mio grande rammarico vi devo dire che, secondo quanto visto su internet, tutti questi quadri sono falsi. Allora, qui abbiamo la Mona Lisa che, come l'altra volta, ha quell'espressione da ebete e non è quello originale il quadro. Qui invece ci dovrebbe essere una specie di fiorellino nel petto che non c'è. Falso anche questo. Qua l'ermellino invece ha una macchia nera che nell'originale non c'è. Quindi è falso anche questo. E quest'altro, l'ultimo, è falso anch'esso perché i fiori sono viola e invece dovrebbero essere blu. Per cui a questo punto cosa faccio? Compro un quadro giusto per il gusto di prenderne uno e magari attaccarlo in casa? Va bene. Allora, prendiamo la Mona Lisa, giusto perché. Così. È divertente. Visto la difficoltà nel trovarlo, sinceramente questa cosa del tutti e 4 falsi mi lascia un pochettino perplesso. Perché comunque, dai, c'è già poche volte di opere d'arte da prendere, ce ne sono diverse. Se poi, quando vieni, mi dai 4 opere d'arte false, non finiamo più, caro mio Volpolo. Prima di salutarci, ci tengo a ringraziare Irene perché mi ha dato 2 di queste fantastiche statue che mi servono per l'area Zen. Grazie mille, davvero. Guardate che belle che sono. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci rivediamo domani con il prossimo episodio. Mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.